vengono presentati i nuovi programmi della vostra polisportiva, parte una stagione davvero densa di impegni. Polisportiva Adriatica si tratta di sport, quindi sport in generale e in assoluto nuoto, abbiamo il settore nuoto e il settore triathlon, stiamo cercando di ampliarlo anche nell'atletica e nei prossimi anni anche nel ciclismo. Quindi cerchiamo di sviluppare, di far crescere i ragazzi giovani sia nel nuoto che nel triathlon e portarli ad avere strutture adeguate e allenatori adeguati per dar loro la possibilità di crescere e di avere anche un futuro all'interno del loro sport, diciamo. E tu sei un po' la punta di diamante in campo maschile di questa polisportiva. Nelle ultime gare ho puntato soprattutto sulla media distanza. E sulla media distanza sono riuscito a raggiungere il campionato italiano della mia categoria e anche sul duathlon, che è un'altra specialità, e sono riuscito a raggiungere il campionato italiano della mia categoria. È cominciato il nuovo quadriennio, quindi insieme alla polisportiva vorrei provare la qualifica per Tokyo nel 2020. E poi ovviamente per parlare di obiettivi un po' più vicini, il campionato europeo sia assoluto che under 23, come anche il campionato del mondo assoluto e under 23, e magari anche di mantenere il titolo italiano assoluto che ho conquistato quest'anno. È emozionata e orgogliosa non solo perché sarà appunto la punta di diamante, come la chiamate voi, della squadra, ma anche perché forse per la sua esperienza potrà trasmettere qualcosa ai ragazzi e incitarli alla vittoria.